Buon pomeriggio a tutti amici di Tele One. Quest'oggi è il 17 settembre, la settimana è iniziata bene per ciò che riguarda la Serie B, dunque per il Palermo Calcio, un po' in agrodolce invece è stato il fine settimana delle altre siciliane di C, dunque parliamo di Catania, Messina e Trapani. Di tutto questo parleremo quest'oggi, ma prima di tutto è un grandissimo piacere per me avere qui il collega Angelo Scuderi. Ciao Angelo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Sì, Angelo, soddisfatto, sorridente dopo questa vittoria del Palermo con la Juve Stabia? indipendentemente dalle indicazioni che sono emerse dalla partita, e quindi partendo dal risultato, indiscutibilmente sì, non era fondamentale, era fondamentale non perdere per un problema, come dire, legato alla continuità di risultati. Vincere è stato fondamentale perché comunque sappiamo che in un campionato così lungo cominciare a perdere punti sin dalle prime giornate rispetto alle squadre di vertice non è mai bene, poi dover rincorrere è sempre più complicato. Detto questo, mi pare che non c'è nessuno che vada come le lepri, quindi insomma Esatto. siamo sempre lì. Insomma, è un campionato che mediamente, come tutti gli anni, comincerà a mostrare il suo vero volto intorno al mese di dicembre e più o meno a primavera si capirà quali sono le reali contendenti alla Serie A. Esattamente, questa classifica a cui accennavi, possiamo anche dare un'occhiata a questa classifica, poi approfondiremo meglio il discorso. Sappiamo che i risultati nel calcio fanno tutto, insomma, dettano anche quelli che sono poi, o meglio, influenzano gli umori della tifoseria. C'era qualcuno che diceva lo scorso anno il Palermo alla quinta giornata era, non ricordo se primo o secondo, però insomma ancora è molto presto. I risultati ovviamente influenzano anche il giudizio. Del giudizio dei tifosi parleremo, però ci interrompiamo un attimo perché diamo il benvenuto ad un graditissimo ospite, ha vestito la maglia rosa-nero per alcune stagioni, secondo me uno dei giocatori con la maggiore classe in maglia del Palermo. Abbiamo visto questo exploit in Serie C con Baldini in panchina. Diamo il benvenuto a Roberto Floriano. Roberto, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti, grazie per l'invito. Ecco, lì nel sottopancia, insomma, nella didascalia, quella che vedete anche a casa, c'è scritto direttore sportivo. Ecco, iniziamo da qui. Bella soddisfazione. Ora sei un direttore sportivo, no? Sì, era più bello giocare, dai, però Ah, no, come? sono contento di questa nuova avventura che ho intrapreso. Ho preso l'abilitazione, proprio, ho fatto l'esame proprio a fine giugno. Adesso ho l'abilitazione a direttore sportivo e lo sto facendo in Serie D, anche se in Serie D appunto non c'è bisogno dell'abilitazione, però è un buon inizio e mi reputo comunque fortunato iniziare da una categoria che è vicino al professionismo, quindi è iniziata questa nuova avventura. Inizia questa nuova avventura, è iniziata quella del Palermo in questo terzo campionato targato City Group in Serie B. Roberto, ti chiedo una tua prima impressione e poi insomma, come dobbiamo fare con questi tifosi del Palermo? Allora, no, sicuramente adesso i tifosi del Palermo su alcune cose possono stare tranquilli, no? Perché c'è dietro adesso una società importante, una società che investe molto anche proprio nel territorio, no? Del Palermo, perché ha fatto il centro sportivo, sta creando un Palermo grande a mio avviso. Quindi sicuramente i tifosi vogliono sempre vincere e andare subito in Serie A, però credo che il Palermo stia progettando tutto questo e mi auguro che possa essere questa l'annata giusta per andare nella massima serie, perché è quello che questa piazza merita, insomma. L'unica cosa che posso dire ai tifosi è cercare di sostenere la squadra il più possibile e sono dell'idea che alla lunga quest'anno il risultato finale sarà piacevole, almeno è quello che mi auguro, un po' perché conosco la piazza, un po' perché conosco i ragazzi, un po' perché conosco anche il mister, quindi mi auguro questo, insomma, un po' per tutti.
E allora ci fermiamo un attimo perché abbiamo bisogno di far illuminare nuovamente gli occhi anche ai telespettatori, ai tifosi a casa del Palermo per andare a vedere qualche gol e che gol di Roberto Floriano. Pochi secondi e torniamo qui. Allora, 92 presenze, leggo, 22 gol, 6 assist dalla regia qui nell'auricolare. Roberto, tu non l'hai sentito, ma c'è chi piange lì fra i tecnici per queste immagini che sono state viste. E c'è stato quel gol al Bari, pazzesco, proprio contro il Bari. Sì, sicuramente è stato un bel gol anche contro il Bari, però penso che qualche gol significativo a Palermo è stato fatto. E che soprattutto penso nella cavalcata, no, playoff, che è stata, credo, un po' un ricordo meraviglioso per tutti. È stato un ricordo meraviglioso. Angelo aveva una domanda per te. Io insomma ero un grande estimatore, mi sarei aspettato più spazio alla fine dell'avventura, insomma, senza aprire o volere aprire polemiche, avrei voluto un Roberto Floriano più impegnato nell'ultimo campionato di Serie B. Angelo, poi puoi andare tu anche con la domanda. Io sono, diciamo, non sono d'accordo con te. Benissimo. Ma ho un rimpianto, quello di non averlo visto a Palermo 10 anni prima. Anche, che era probabilmente nel Palermo, quindi con il Palermo di Zamparini, quindi in un'altra dimensione, perché secondo me ha avuto le caratteristiche tipiche di un giocatore che avrebbe fatto innamorare Palermo. Oggi il giocatore che per caratteristiche un po' più gli somiglia è Insigne. È Insigne che comunque a Palermo ha fatto fatica l'anno scorso e quest'anno, sia pure rinfrancato dalla titolarità concessagli da Dionisi, come dire, non è un titolarissimo, tant'è che hanno comprato l'Eduaron. Quello che io chiedo a Floriano, per questo tipo di giocatori, come era lui e come è Insigne, non è forse, come dire, un sacrificio eccessivo il 4-3-3? Guarda, allora, purtroppo, dico purtroppo, no? Perché il nostro ruolo è molto particolare, no? Tendenzialmente si cerca sempre un giocatore che corre molto ma che faccia anche la differenza, no? E nel calcio moderno è una cosa normale, però son dell'idea che per la gente, quando ormai ce ne sono sempre meno di questi giocatori, no? Quindi credo che la gente, quando si ha questi tipi di giocatori, sicuramente piace. E Insigne magari sta facendo un po' più fatica, però sono dell'idea che ha delle qualità importanti, ha delle giocate importanti, probabilmente deve un po' ritrovare la fiducia reale in se stesso, magari, non so, due partite di seguito fatte con un'ottima prestazione, magari ce lo ritroviamo come un trascinatore della squadra. Ma penso anche a Di Francesco, a Di Mariano, sono tutti giocatori che hanno qualità, che hanno il dribbling, e mi auguro che appunto possano far veramente bene sulle rispettive fasce.
Noi possiamo andare a vedere un frammento e apriamo anche la pagina ironica, possiamo dire così, di Henry e Brunori. È un video che andiamo a vedere in sovrimpressione. Ecco, stanno danzando, stanno ballando, Staying Alive, non la possiamo sentire in questo momento. E Bidoni Rosanero scrive: tornano a casa dopo la prestazione di oggi ballando. E insomma, Henry Brunori, una bella coppia, no Roberto? Poi ti volevo chiedere anche di Brunori, insomma, avrai seguito probabilmente la vicenda di quest'estate, ce lo aspettiamo ancora più forte di prima, Brunori? E poi mi dai anche un parere su Henry. Guarda, io sono dell'idea che Matteo, per il Palermo, per quello che gli ha dato il Palermo a lui, e lui che ha dato al Palermo, era... sono create anche fin troppe voci, no, quest'estate, ma sono dell'idea che Matteo abbia una carica enorme, quindi voglia sempre continuare a dimostrare l'importanza che ha per lui Palermo. Ecco. Per Henry sono contento che abbia fatto gol, perché gli attaccanti quando fanno gol, no, sono un'arma in più, hanno fatto gol entrambi, quindi sono contento per entrambi. E è un giocatore che ha fatto la Serie A, quindi sicuramente più fisico di Matteo, ma entrambi gli possono dare delle grosse soluzioni a mister Dionisi. Ok, Roberto, io ti ringrazio, però intanto volevo sapere se c'è una domanda, un'ultima domanda per te da parte di Edoardo Ullo, collega nostro, giornalista che è in collegamento con noi questo pomeriggio. Edoardo, non so se mi senti, eccoti qua, buon pomeriggio. Sì, ecco, se hai una domanda... Ciao, se hai una domanda per Roberto Floriano. Una domanda per Edoardo, no, soltanto... con lui il bellissimo periodo soprattutto dei playoff, che è stato un periodo magico in cui lui è stato assoluto protagonista. Ecco, forse è che nel mondo del calcio non c'è la parola, diciamo, la riconoscenza è un po' una parola forte, però forse, come dicevi tu, un po' di spazio in più si sarebbe potuto dare. Solo questo, un qualche rammarico c'è? Sì, rammarico, cioè, c'è, perché comunque, come ha detto prima, se forse avessi fatto questa cavalcata, no, 10 anni prima, con 10 anni in meno, sarebbe stata un'altra storia, sarebbe stato probabilmente, non so, forse un amore eterno, esatto, o comunque che durava per tantissimi anni, ecco, perché io comunque poi di Palermo sono innamorato, ma non solo della parte calcistica, ma proprio della parte umana e della città, quindi sarebbe stato magari un percorso più lungo e più piacevole, ecco. Però purtroppo la vita mi ha fatto arrivare a Palermo un po' un'età avanzata, e quindi sono comunque felice del percorso. Poi di rammarico nel calcio in generale, no, si ha sempre, però io penso ai momenti belli che mi sono goduto a Palermo, ecco. Va bene Roberto, noi ti ringraziamo, grande signorilità, oltre che quella classe in campo di Floriano, noi ti ringraziamo, ti auguriamo, ti facciamo l'in bocca al lupo più grande che possiamo fare quest'oggi da qui, da Tele One, e ci sentiremo prossimamente. Grazie a Roberto Floriano. Vi ringrazio a tutti, buona continuazione e grazie di cuore per le belle parole. A presto. Grazie, grazie Roberto Floriano, in bocca al lupo. Allora, Edoardo, ci sei anche tu, abbiamo parlato di Henry e di Brunori, però a questo punto parliamo anche di infortuni. Possiamo andare a vedere anche un altro video, questa volta confezionato dal Faraone Rosanero, che eccolo qui. Vediamolo e poi ne parliamo. No! 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 Orrore degli orrori. C'è un tappeto di plastica verde. Io divento pazzo. Edoardo, c'è una maledizione, insomma, continua anche probabilmente anche dallo scorso anno. Ricorderai la serie infinita di infortuni. Qualcuno sta tornando comunque. Ma Blin o Blen? C'è paura per un infortunio di media lunga durata per Blen, che insomma è stato uno dei pezzi pregiati del mercato di quest'estate. E certo, il Palermo
la sfortuna non esiste, parliamoci chiaro. Però il Palermo, ecco, diciamo che non è esattamente fortunato con il discorso di infortuni, visto che l'anno scorso ne ha avuti più di una trentina e anche gravi che un po' hanno poi scombussolato il cammino, soprattutto nella seconda parte del campionato, come su tutti ciò. Io vorrei capire anche un po' la preparazione. Sento un po' male. Potrei capire un po' la preparazione, diciamo sia la preparazione, ma anche il discorso medico, perché secondo me c'è qualche cosa che. Sì, si indagherà soprattutto, a parte, insomma, soprattutto sugli infortuni muscolari. C'è, Angelo, qualche cosa che non va, però Angelo vorrei tornare da te per parlare anche della prestazione difensiva del Palermo contro la Juve Stabia. Ne abbiamo lette di tutti i colori, ok, è finita 3-1, tutti contenti, felici, però insomma si è detto quando la palla arriva verso l'area del Palermo in tanti tremano. Tu tremi o no? Questa è una squadra che non sa difendersi. Ecco, Non dico, è. l'hai buttata così lì. Paradossalmente, io credo che purtroppo sia un trend che dura già da 3 anni. Quindi è evidente che c'è qualcosa che non funziona proprio nella concezione della fase difensiva, che non è soltanto un problema dei difensori, ma del resto. La coperta del soldato non ce la ricordiamo tutti. Se tu no. Se tenti di ovviare facendo giocare il tuo centrale di centrocampo in mezzo ai difensori, lasciando gli esterni alti, indipendentemente dal fatto che gli esterni non sono esattamente, come dire, il massimo nella fase difensiva individuale, è normale. Solo che l'anno scorso si facevano tanti gol e quest'anno se ne fanno meno, però se ne subiscono un po' meno. Quello che è preoccupante è che comunque in tutte le partite sinora disputate il Palermo ha lasciato, a mio avviso, troppe occasioni da gol alla squadra avversaria. Poi la Juve Stabia è un discorso a parte, perché è una squadra che comunque gioca un calcio focato alla fase offensiva e quindi è pure possibile che si sia pagato questo. E come è possibile che la questione, e torniamo alla storia degli infortuni, che la questione del campo sintetico non sia poi del tutto campata in aria. L'incidente di origine traumatica è un caso, l'incidente di natura muscolare quasi mai è un caso. Se consideriamo che due degli acquisti dell'ultima ora si sono infortunati praticamente appena messo il piede in campo, si fa presto a comprendere che erano assolutamente privi di una fondamentale preparazione atletica durante l'estate e che quindi le responsabilità, indipendentemente dal momento in cui sono entrati in campo, è facilmente attribuibile a quel fattore, che non è, come diceva Ullo, non c'è la sfortuna. Lì il problema è che tu non devi ridurti a prendere i giocatori il 30 di agosto sapendo che non hanno fatto di fatto nessuna preparazione specifica. Non parlo di operazione di integrazione con il resto della squadra, parlo proprio di preparazione specifica. E quindi. Dimenticavo, c'è anche un terzo perché c'è pure Apua che si è fatto male dal punto di vista, diciamo, dell'infortunio muscolare. Quindi un problema c'è, un problema c'è. Speriamo che nel corso delle giornate non si ripresenti più, sapendo perfettamente che anche questa variante dei campi tra il sintetico e l'erba indiscutibilmente incide. Io parlavo con un fisioterapista pochi giorni fa e mi diceva: noi viviamo una stagione in cui la maggior parte delle persone che viene a fare terapia da noi ha due denominatori comuni: il calcetto, quindi il sintetico, e una marca di scarpe. Non dico quale per non fare pubblicità, particolarmente di moda negli ultimi anni, che sostanzialmente, essendo senza suola, espone l'arco Però plantare ad un appoggio innaturale e quindi, come dire, un difetto di postura. Ora, se questa non è la causa di un infortunio di un giocatore, certamente il fondo sintetico, a mio avviso, soprattutto se alternato a fondi naturali, qualche problema lo può dare, ma lo può dare a noi come lo può dare agli altri. Quindi questo non vuole assolutamente essere una giustificazione per tutto ciò che è avvenuto in queste prime giornate di campionato.
Allora, scrive Andrea, Henry ha fatto un lavoro mostruoso e un giocatore che mancava come il pane, guerriero. Anche Roberto Lipari, insomma, lo conosciamo bene, quando è a Cussì viene u cuore, a proposito della vittoria con la Juve Stabia. Poi c'è come Simone, qualcuno che parla proprio di Bania e Lucioni, che in teoria dovrebbero essere sulla via del recupero, soprattutto Lucioni, per quanto ne so. E dobbiamo migliorare in fase difensiva, scrive Salvatore. La strada per il quinto posto è sempre più in discesa. Questo naturalmente è un messaggio abbastanza ironico che ci ricorda qualcosa del passato. Date un encomio a De Planche, che portierone, che voto si merita De Planche, Edoardo? Poi parliamo di C. E allora, vabbè, De Planche si sta prendendo la porta finalmente da quello che si auguravano i tifosi, che si augurava l'ambiente, anche perché molti si chiedevano come mai il portiere titolare della nazionale Under 21 rimanga in panchina. E sta maturando, certo, tutto in miglioramento, tutto in divenire, però le premesse buone ci sono. Certo, sul gol preso forse qualche cosa, però va bene, dai, vogliamo essere fiduciosi. È giusto essere fiduciosi. E così deve fare anche il Catania, perché è arrivato un pareggio con il Picerno. Possiamo andare a vedere la classifica, mentre do la parola a te, Edoardo, anche per sviluppare questa tematica sulle siciliane. Dicevamo un weekend agrodolce in un certo senso, però insomma siamo proprio all'inizio anche lì. Sì, vabbè, siamo all'alba, tre partite, due pareggi, il Messina ha perso a Crotone, ma ci sta, contro una squadra storicamente ostica per la categoria, nella categoria. Mentre, certo, c'è un po' di rammarico per il Catania che ha pareggiato 0-0 col Picerno in casa. Certo, il Picerno è stato uno dei protagonisti della scorsa stagione, è arrivato anche ai playoff, ha fatto abbastanza bene. Però un peccato perché con una vittoria il Catania sarebbe in testa al girone Assolutamente, uno assieme al scontro. Cerignola, assieme al Cerignola, Del chiaramente. Trapani abbiamo parlato la scorsa settimana, questo Catania però insomma quest'anno fa veramente sul serio, si può dire. Catania è molto ambizioso, lo ha dimostrato col calciomercato. Poi c'è stato quel problema di fideiussioni che non arrivavano e che sono arrivate per il rotto della cuffia. Il problema è stato spiegato, lo abbiamo anche detto in trasmissione Sì, qualche sì, settimana. sì. Quindi, però dico, detto ciò, la squadra sembra che stia girando al meglio. Chiaramente, ripeto, siamo all'inizio, tutto può accadere. Non mi stupirei di momenti bui come non mi stupirei di momenti positivi. Stesso dicasi per il Trapani, che chiaramente avendo avuto il trauma, tra virgolette, del cambio di panchina immediato, ora Ronica deve trovare la sua quadra e quindi ci vado a tempo. Il Messina invece ha avuto un'estate più problematica, i risultati sono un po' così così, però. Ripeto, siamo proprio all'alba, quindi già 4 punti comunque per una squadra che in teoria si deve salvare, non sono neppure male. Siamo all'alba, Angelo, siamo all'alba anche in Serie B. Voglio un pronostico sulla partita del Palermo col Cesena. E poi comunque è una partita che vale tanto. L'anno scorso siamo stati sull'altalena, dei risultati, insomma, molta incostanza. Questa col Cesena all'inizio del campionato potrebbe rappresentare, anche se siamo appunto all'alba, un'occasione importante per ingranare, non dico la quinta, ma la quarta. Io mi diverto a guardare le partite degli avversari del Palermo con un paio di settimane di anticipo, anche se questo periodo della stagione può trarre in inganno. Ecco. Attenzione perché il Cesena è una squadra estremamente pericolosa, soprattutto quando gioca fuori casa. Allora, il Palermo, no, indipendentemente dalle due vittorie esterne, dall'unico pareggio nell'unica partita fatta in casa, chiaramente gioca meglio con le squadre che fanno gioco e in qualche maniera ti aggrediscono. Perché? Perché ha giocatori capaci di lavorare bene La sugli spazi, ripartenza. lavorare bene sugli spazi. Finché tu attacchi a quel ritmo lì e con gli esterni che giocano spalle alla porta, sarà veramente complicato fare gol. Però se le squadre invece giocano aperte e vengono anche nella tua metà campo, non c'è dubbio. Ora, io sono convinto che sarà una bella partita.
risultato ovviamente, vuol dire quello che noi tutti ci aspettiamo, è questa prima vittoria casalinga, che ripeto, indipendentemente dai punti, mette via alcuni fantasmi, come per me è stato fondamentale che a Castellammare di Stabia hanno fatto gol Brunori, Henry e anche Segre, sì. Perché levarsi di dosso quello zero nella casella, esatto, dei gol segnati non solo è importante per gli attaccanti, ma ricordiamo che Segre è un giocatore fondamentale nello sviluppo della manovra offensiva in vista, come dire, di una condizione fisica che certamente può essere ancora migliore e che già Castellammare di Stabia ha evidenziato notevolissimi progressi. Ora bisogna aspettare l'Edouard, cioè l'unico zero che ora dobbiamo levare è quello di l'Edouard. E tu lanci questa cosa qui per... Io sono convinto che non giocherà ancora titolare, ma fra un paio di settimane sì. Ed è un giocatore, non è un giocatore che ti fa fare il salto di qualità a prescindere dal modulo di... Ecco, non è Vasquez, che dove lo metti è sempre Vasquez. Esatto. Questo è un attaccante che ha necessità di giocare in una certa maniera e ha necessità di avere molti palloni in mezzo ai piedi. Quindi è uno che va servito continuamente, è uno a cui tu devi consegnare fiducia affinché, come dire, possa rappresentare veramente una pedina strategicamente importante. Di Francesco e Di Mariano per alcune caratteristiche sono uguali. Questo invece è, come dire, non è Insigne, questo è diverso, questo è più attaccante, questo è secondo me anche più capace di essere spalla e partner di un centravanti, qualunque esso sia. Staremo a vedere, quindi Angelo lancia, insomma, la speranza è questa. L'Edouard, risultato esatto? Edoardo? 3-1. 3-1 da una parte, Edoardo dici? Ma io dico 2-0, 2-1, dai. 2-0, 2-1, va bene, staremo a vedere. Grazie per averci ascoltato anche oggi. L'appuntamento con Goal Insider ritorna la prossima settimana, martedì, sempre dopo il TG Media News. Grazie e buon proseguimento di ascolto sul nostro canale.